Buongiorno a tutti! Oggi vi parlo dei nuovi ombretti Cream e Shadow di Nabla, che sono questi nuovi scatolini. 6 mesi la scadenza per 5 ml di prodotto. Ho ricevuto questi 4 qui, ma dalla palette di colori ce ne sono altri due. Uno che diciamo molto simile al Soft Ocre di MAC, che è un color carne chiaro, e l'altro che è un violaceo. Sono stata veramente contenta di averli ricevuti perché penso che li avrei acquistati, perché io sono una malata di ombretti in crema, perché di mattina molto spesso si ha poco tempo e quindi sono molto molto pratici anche come base trucco, proprio come primer tra virgolette. Quindi quando ho visto, diciamo, che sarebbero usciti questi ombretti, sono rimasta folgorata e sì, praticamente. Allora, la prima cosa che vi dico è che non li ho testati tutti e quattro, ma solo tre. Caffeine, che è questo marrone un po' più scuro, non l'ho testato perché non ho avuto il tempo materiale di provarli proprio tutti, però ci tenevo a farvi questo video perché me lo state richiedendo in tantissime sotto, diciamo, le foto dei make-up del giorno in generale, me lo chiedete molto, e anche perché sul sito Nabla stanno facendo degli sconti e vorrei che magari possa darvi una mano. Partiamo da Supreme, che è questo colore rosso meraviglioso ed è il mio preferito, insomma, lo vedete anche come eyeliner nel trucco che indosso in questo video, ma è il tutorial di un trucco, quindi stay tuned. E vedete che è un rosso metallico veramente meraviglioso, sta benissimo agli occhi chiari. È un colore che sta molto bene agli occhi chiari perché ha all'interno una buona percentuale di rosso. Supreme promosso a pieni voti, vi straconsiglio di provarlo. Dandy è questo colore champagne, molto particolare visto così. Purtroppo sulla palpebra non mi è piaciuto molto. Questo perché non è abbastanza luminoso e se ne applicate troppo fa le grinzette, quindi magari applicatene poco per volta, per un trucco giornaliero ci sta anche, però mi aspettavo molto di più, cioè veramente credevo fosse il classico tipo champagne, non troppo sparato, chiaro comunque, che mette in evidenza un po' la luminosità della palpebra, però non mi è piaciuto tanto, quindi non lo ricomprerei, mentre un colore che mi è piaciuto tanto è Bakery. Bakery è un marrone caldo medio, abbastanza opaco, per tutti i giorni è eccezionale, specie quando non avete tanta voglia di truccarvi. Sta bene principalmente agli occhi sempre chiari, perché ha una buona percentuale calda, però è un marrone, quindi il marrone è un intermedio, sta bene comunque un po' a tutti. Sugli occhi nocciola smuore, certo, io andrei sempre a contrasto, però diciamo quando non avete voglia di truccarvi, veramente è un bell'ombretto. Andate sempre a definire con un po' di matita nera sfumata tra le ciglia, eyeliner, insomma. Andate a definire bene l'attaccatura delle ciglia perché comunque è un colore intermedio. Bellissimo, mi è piaciuto tanto perché è comunque molto molto elegante. Caffeine, come vi dicevo prima, è un colore che non ho testato, però è un marrone un po' più scuro. Sta bene comunque sempre gli occhi chiari, insomma, perché c'ha comunque una bella percentuale calda, diciamo che è un intermedio, sempre per un trucco intenso, perché comunque è abbastanza scuro. Sfumato per bene, dà un effetto smoky leggero. I colori per gli occhi nocciola, me l'avete chiesto, credo siano sia quel viola che avete visto, ma comunque anche gli altri potete tranquillamente utilizzarli perché comunque sono sempre colori, diciamo, da tutti i giorni, no? Considerazioni finali. Ho riscontrato che sulla palpebra mobile non mi hanno fatto pieghe, ma nella piega palpebrale me ne hanno fatte leggermente, questo perché ovviamente questa tipologia di ombretto io non l'ho mai portata fin su e nella piega ho sempre sfumato un ombretto in polvere. Quindi che cosa è successo? Gli ombretti in polvere mi hanno fatto le pieghe, quindi io vi straconsiglio di mettere un primer di base, nonostante questi siano degli ombretti no transfer, vi faccio vedere una cosa, non si toglie. Tutto sommato sono degli ombretti, che è sta voce? Tutto sommato, sono degli ombretti che mi piacciono, li riacquisterei soprattutto Supreme e Bakery, sono i due colori che ricomprerei volentieri appena mi finiscono, che la scadenza è un po' bassina, però diciamo come dicevo all'inizio, per 6 mesi insomma si può fare.
E niente, io vi mando un grosso bacio, spero di esservi stato aiuto nello shopping che farete, se farete. Fatemi sapere che colori avete acquistato, come vi trovate, se li trovate eccezionali. E un bacione, ci vediamo al prossimo video.